insomma, alla fine. Voi non credete alla classe politica, insomma, si chiama potere al popolo per questo? Noi crediamo che ci sia, in particolar modo in questa regione, ma il discorso andrebbe allargato anche a livello nazionale, che ci sia un problema di classe dirigente che è assolutamente inadeguata e che è assolutamente incapace. In particolar modo in Campania per noi è un tappo, ma io le posso fare tantissimi esempi di ragazzi più o meno giovani che sono partiti, sono andati all'estero, hanno studiato, sono tornati per costruirsi il futuro qui, e ogni volta che si prova a costruire un progetto in questa terra ti trovi davanti al tappo della classe politica, e non è soltanto classe politica, è una trama di potere che si costruisce sui territori, un'alleanza tra classe politica e economia, a volte criminale, perché poi ci sono le inchieste della magistratura che lo dimostrano, di questa trama di potere. Ebbene, qual è il futuro di questa terra? Inchieste, come ha detto già Siano, Andrea, non dimostrano ancora nulla, insomma, bisogna vedere i vari gradi. Ci sono delle inchieste che sono già, la magistratura ha già fatto comunque una parte di lavoro, ci sono anche, diciamo, delle sentenze da parte della magistratura. Però al di là di questo, la questione, la domanda vera, anche quando si fa il programma, ma la domanda vera è: qual è il futuro di questa terra? Qual è l'obiettivo da costruire nella nostra Campania? Allora, l'obiettivo è costruire una vita migliore per tutto e per tutti, e questo obiettivo noi lo possiamo raggiungere perché la Campania è ricchissima, ma non parlo soltanto da un punto di vista economia, parlo da un punto di vista di capacità, di risorse, di paesaggio, di natura, parlo di storia di cui siamo ricchissimi. Ebbene, quello che hanno fatto Caldoro prima e De Luca poi, loro sono stati, io li definisco, due killer della speranza. Sostanzialmente hanno ammazzato la speranza di una terra, per cui oggi, se hai 20 anni, 30 anni, 40 anni, l'unica strada che ti è permessa, l'unica possibilità di costruire il futuro è quella di andartene altrove. Ebbene, io sono stato altrove, sono stato a Londra, ho lavorato a Londra, sono voluto rientrare per costruire qualcosa qua, e non lascerò a Caldoro e a De Luca di strapparmi il futuro, perché il futuro è di questa terra e degli abitanti di questa terra, e non di una classe politica che utilizza spesso la regione e il territorio come fosse un terreno di caccia proprio, escludendo invece i cittadini e le cittadine dalla gestione della cosa pubblica. Mi sembra di capire ciò che non mi piace.